Nicoletta, perché oggi è importante essere qui a Ghedi, tu in particolare dalla Val di Susa? Allora, siamo qui per dire no alla guerra, un no che diciamo da sempre, da quando anche il nostro paese ha cominciato ad essere parte attiva nelle guerre del mondo. E lo è perché fa parte della NATO. Dire no alla guerra per noi vuol dire no alla NATO, no alle occupazioni militari, star dalla parte di coloro che la guerra la subiscono in tutti i paesi del mondo. Siamo qui dalla Valle anche perché noi in piccolo sappiamo che cosa significa la militarizzazione dei territori. Il nostro territorio in cui vorrebbero costruire una grande malaopera, uno dei tanti corridoi di traffico che ormai esplicitamente viene presentato come corridoio militare, no? Per portare armi, per portare capitali, per portare tutto quello che sta dalla parte della guerra attraverso il mondo. La nostra linea la chiamavano dall'inizio la linea Torino-Kiev, linea ferroviaria Torino-Kiev. E nelle pubblicazioni militari è ben chiara questa cosa. Dovrebbe essere uno dei tanti mezzi, dei tanti corridoi di penetrazione da ovest verso est e da nord verso sud. E quindi noi capiamo che queste guerre non nascono d'improvviso, ma sono programmate. Perché, come diceva Brecht, la loro guerra e la loro pace sono come il vento e la tempesta. La loro guerra uccide ciò che alla loro pace è sopravvissuto.